Benissimo, ci mettiamo dritti con la schiena, chiudiamo gli occhi, allunghiamo bene la schiena verso l'alto, ripetiamo insieme il mantra iniziale, respiriamo. Cambio incrocio, quindi porto il piede sinistro in avanti e il piede destro vicino al
portiamo su verso l'alto, ruotiamo le spalle, portiamo giù il mento, ci allunghiamo verso l'alto, in allungamento, e aprendo bene le spalle, unendo bene le scapole. Rimango, chiudo gli occhi, mi distendo, mi allungo il più possibile. Non perdere la connessione col tuo respiro e l'allungamento. Apriamo le braccia, le spingiamo verso l'esterno, scendiamo, posizioniamo le mani a terra e con l'uso delle mani ci allunghiamo il più possibile e poi le mani con la testa completamente e il corpo completamente abbandonato. Lasciati andare, respira profondamente, chiudi gli occhi e non avere fretta. Lasciati completamente andare nella postura. Con l'uso delle mani spingi lontano il pavimento senza sforzare la schiena, ti raddrizzi e ora porti la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro, la mano sinistra va dietro, raddrizzo la schiena ed espirando ruoto bene verso sinistra, la mano destra aiuta la torsione, la mano sinistra allunga tutta la colonna vertebrale, poiché non è solo appoggiata, ma la mano sinistra spinge lontano. Respira profondamente. Concentrati sull'apertura della spalla sinistra. Inspirando, ritorno verso il centro. Da questa posizione, a gambe incrociate, porto le mani in avanti, vado sulle ginocchia, unisco le ginocchia, i piedi si distendono, scendendo, vado in Govinda Balasana. La fronte si appoggia a terra, le braccia prima si distendono bene in allungamento e poi abbandonale per alcuni respiri. Tieni la postura, lascia che la schiena si allunghi in modo passivo. Da qui tenendo gli avambracci a terra, inspirando, rotolo sulla fontanella portando il mento al torace. Tieni la postura. Ed espiri e ritorni nella posizione precedente, abbandonati completamente. Cerca di ascoltare bene nella posizione finale l'allungamento del tratto cervicale. Di nuovo inspiro, sollevo il glute e rotolo sulla fontanella. Mi scendo nuovamente e mi abbandono in Govinda Balasana.
Inspirando, di nuovo mi sollevo, Sasangasana, tieni la posizione. Palme delle mani a terra, inspirando vado in quadrupedia, incurvando la schiena, guardo su, guardo bene il movimento, inspirando porto il mento al torace, vado indietro con i glutei, incurvo la schiena e spingo con forza, di nuovo inspiro, curva la schiena, guardo su e respiro. Mento al torace, spingi, incurva la schiena, vai un po' con i glutei verso i talloni in allungamento e inspirando di nuovo, incurvo la schiena, guardo su, espiro di nuovo, mento al torace, incurvo la schiena e spingo. Guardate bene il movimento di ritorno, guardate bene i glutei cosa fanno. Espiro, incurvo e i glutei vanno verso i talloni, distendendo bene le braccia in allungo. Di nuovo l'ultimo, inspiro, molto bene, brave. Ed espirando, spingo, incurvo e porto i glutei sui talloni. Appoggio gli avambracci e mi abbandono nella postura di Govinda Balasana. Cercate di abbandonarvi completamente. Stiamo andando a sciogliere bene tutta la spina dorsale. Inspirazione, attivo le braccia, vado in quadrupedia, incurva la schiena nuovamente, ora punta i piedi ed espirando entro in Adho Mukha Svanasana, i piedi sono uniti, il mento va al torace, gli occhi si chiudono e mantieni la postura per raggiungere il respiro. Sistema, respira e rimani. Espirazione, posizione le ginocchia a terra e inspirando incurvo la schiena, guardo verso l'alto in allungo ed espiro di nuovo in alto i glutei, Adho Mukha Svanasana, sistemati, mento al torace, le mani spingono lontano dal pavimento, l'ombelico viene portato verso la corona vertebrale. Espirando, ginocchia a terra ed inspiro, incurvo la schiena, guardo verso l'alto ed espiro di nuovo in alto i glutei, Adho Mukha Svanasana. Tieni la postura e respira profondamente. Espirazione, ginocchia a terra, inspirando incurvo la schiena, guardo su, distendi i piedi e espiro di nuovo, Govinda Balasana, e poi ti abbandoni con le braccia in avanti, completamente rilassato, respira e lasciati correre.
completamente all'aria. Ora sistemiamo bene gli avambracci a terra, quindi seguite bene il movimento e la respirazione. Sollevo il gluteo e rotolo sulla fontanella, inspiro, espiro, scendo, attivo bene le braccia, inspiro, vado in quadrupedia, curvo la schiena, guardo su, espirando, punto i piedi, Adho Mukha Svanasana, tieni la posizione, inspira, rimani, espiro, ginocchia a terra, glutei, fronte a terra, braccia distese. Lo ripetiamo, avambracci a terra, inspiro, Sasangasana, rotolo sulla fontanella. Espiro, scendo, distendo le braccia. Inspiro, quadrupedia, incurvo la schiena. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, rimango. Espiro, ginocchia, glutei, fronte a terra. Quindi avambracci a terra, inspiro, rotolo sulla fontanella. Espiro, scendo. Inspiro, quadrupedia. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Tieni la postura. E alla prossima ispirazione, ginocchia, glutei, fronte a terra, braccia distese. Tieni la postura, lo ripetiamo l'ultima volta. Appoggio le braccia, inspiro, incurvo la schiena, rotolo sulla fontanella. Espiro, ritorno in Govinda Balasana, attivando le braccia. Inspiro, vado in quadrupedia, incurvo la schiena. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Tieni la postura e rimani. Qualche respiro. Alla prossima respirazione vado in quadrupedia. Gli alluci sono uniti, i piedi si distendono, porto le ginocchia all'esterno ed espirando scendo, appoggio la guancia sinistra a terra e mi abbandono completamente nella postura. Lasciati completamente andare, abbandonando completamente il corpo. Espira profondamente. Ora porta la tua guancia destra a terra per allineare bene il tratto cervicale, riabbandonati di nuovo. Ora porta il mento a terra e guarda davanti, fai scivolare le mani di fianco al torace, da questa posizione spingendo mi sollevo, punto i piedi, spingo, vado indietro, i talloni sono uniti, i piedi vanno all'esterno, porto i gomiti all'interno delle ginocchia, porto le mani in preghiera, drizzo la schiena.
Cerchiamo di allungarci verso l'alto, portando il mento alto rascio. Lo sguardo va verso il basso, chiudo gli occhi e respiro. Tengo la posizione di Malasana. Respira profondamente. Tieni la postura, allinea bene il tuo corpo e porta attenzione al tuo respiro, allungando la colonna vertebrale e spingendo le mani una forte contro l'altra per aiutare l'apertura delle ginocchia e del tuo bacino. Respira profondamente. Ogni movimento al suo respiro e ogni respiro al suo movimento. Ora da questa posizione porti le mani a terra, guardate bene il movimento, do peso sulle mani, spingo come se volessi sollevarmi, i piedi rimangono puntati, poi i talloni vanno paralleli, perpendicolari alla pianta dei piedi e rimango giù con la testa completamente abbandonata, braccia completamente rilassate, tienimi le gambe attive e respira profondamente, lascia la testa rilassata. Poi da questa posizione le mani spingono, guardo in avanti, faccio un passo avanti con le mani, vado a sedermi in ginocchio, unisco bene i piedi, mi sollevo, arrivando a sedermi in ginocchio, scivolo sul gluteo sinistro. La mano destra prende la caviglia destra, il braccio sinistro va verso l'alto in allungamento ed espirando vado in laterale destra, poi apro il torace. Guardo verso l'alto, chiudo gli occhi e tengo la distensione di tutto il fianco sinistro. Chiudo gli occhi e mi collego col respiro al mio corpo. Cerco di rimanere concentrato in quello che sto eseguendo. Respira, allunga. Inspira, ritorno sul braccio sinistro, espirando la mano sinistra prende l'esterno del ginocchio destro ed effetto una piccola torsione verso destra, apri bene la spalla destra, tieni gli occhi chiusi, concentrati sul tuo respiro e sul tuo corpo, cerca di rimanere concentrato perché ora sei qua, non sei dall'altra parte, collegati sempre al presente e lo puoi fare solo rendendo consapevole il tuo respiro e il movimento del tuo corpo.
Spirando torno al centro, espirando sgancio, porto le mani a terra e scivolo lentamente, sistemando le ginocchia, sul gluteo destro. Poi porto la mano sinistra sulla caviglia, inspiro, porto sul braccio destro in allungo ed espirando vado in laterale sinistro. Apro il torace, distendo il braccio, mi allungo e respiro. Allunga bene il braccio destro e ascolta il tuo corpo. Cerca di rimanere presente, se no perdi tutta la tua vita. Finisce e non te ne accorgi neanche di averla vissuta. Allunga bene il braccio e respira. Inspira, distendi il braccio destro verso l'alto in allungo ed espirando effetti la torsione verso sinistra, porti la mano destra sul ginocchio sinistro, apri la spalla sinistra e respira profondamente, una piccola torsione. Respiriamo sempre in modo profondo e ritmico. Cerchiamo di rendere consapevole la nostra vita ad ogni istante. Prossima inspirazione, ritorno dolcemente, espirando sgancio, mano destra a terra, distendo entrambe le gambe. Quando siamo con le gambe distese, scuotiamo un attimo e portiamo i talloni uno agganciato all'altro, portando la misura di un nostro avambraccio tra un tallone e l'altro. Portiamo le mani sul dorso dei piedi. Ci allunghiamo in avanti, gomiti vanno all'esterno, mi distendo, mi allungo, mi abbandono nella postura. Cerca di rilassare completamente la testa. È una posizione di abbandono, questo ci aiuta ad entrarci più in modo passivo, ma ci allunga molto di più le tensioni della zona della schiena, il bacino si apre. La zona lombare si allunga, la testa si rilassa, le spalle sono abbandonate, rimango respirando profondamente. Stiamo lavorando tanto sulla mobilità del bacino e portare elasticità alla schiena. Portiamo più allungamento e distensione nella zona lombare. Porto le braccia dietro la schiena, intreccio le dita, stendi le braccia, distendi il più possibile le braccia verso l'alto. Allungati, respira e distendi bene le braccia per quanto ti è possibile. Molto bene.
inspirando ritorno dolcemente, da qui porto le braccia in avanti, intreccio le dita, porto i palmi delle mani all'esterno, sollevo lo sguardo, sollevo le braccia, mi allungo verso l'alto e mi distendo, allungo, poi apro le braccia con i palmi delle mani all'esterno, spingi all'esterno, porto le mani di fianco ai glutei, distendi le gambe, i talloni si aprono, i talloni sono incollati a terra, inspirando sollevo il bacino, pianta dei piedi a terra, testa indietro e alla prossima espirazione scendendo avvicino i glutei e i talloni, giù, appoggi gli avambracci a terra, ti accomodi nella posizione neutra, nella posizione neutra sistema bene i talloni, i piedi sono larghi alla larghezza dei fianchi, le scapole e le spalle sono ben rilassate a terra. Rimani qualche attimo nella postura e ascolta tutta la spina dorsale. Alla prossima ispirazione, tenendo le scapole e le spalle a terra, inspiro, porto il bacino verso l'alto e tieni la postura portando l'ombelico verso la colonna vertebrale. I piedi spingono lontano il pavimento. Respira profondamente. Espirando, scendo dolcemente. Da qui la mano destra prende il ginocchio destro, la mano sinistra prende il ginocchio sinistro, porto le ginocchia verso l'esterno del mio addome, portandole bene vicino, scapole, spalle a terra, colonna vertebrale ben allineata, puoi rilassare i piedi nella postura. Ora chiudi le ginocchia e porti la tua mano destra all'esterno del ginocchio sinistro, il braccio sinistro si apre, inspiro ed espirando ruoto le ginocchia verso destra, poi nella postura mi abbandono e cerco di allungare, prima di abbandonarti, il braccio sinistro che va verso l'esterno, allungalo e poi lo rilassi e rimango qualche respiro lasciandoti completamente andare. Respira profondamente. Prossima ispirazione riporti i talloni a terra vicino ai tuoi glutei, le braccia lungo il corpo, riallinea il tuo corpo, rimani qualche istante in posizione neutra e poi da qua inspirando riporti di nuovo il bacino verso l'alto, i tuoi piedi spingono con forza lontano il tappetino, l'ombelico va verso la colonna vertebrale, tieni la postura di Setu Bandhasana per alcune respiri e poi espirando scendo come hai fatto prima, prendi le ginocchia con le stesse mani e vai verso l'esterno con le ginocchia allungando bene tutta la schiena, le ginocchia, mano destra prende il ginocchio destro, la mano sinistra prende il ginocchio sinistro. Le cosce sono all'esterno, senza problemi. Questo perché la nostra mente vive nel futuro. Ora chiudo le ginocchia. La mano sinistra prende l'esterno del ginocchio destro, il braccio destro si apre ed espirando effetto la torsione verso sinistra.
come fatto prima, distendi il braccio destro in allungamento, spingi, attiva e poi rilassati nella postura. Prossima ispirazione, ritorno di nuovo con i talloni a terra vicino ai miei glutei. Le braccia scorrono lungo il corpo, allineo la posizione mentre, allineo il mio corpo, i piedi sono sempre distanti alla larghezza dei nostri fianchi. Fra poco andiamo a fare un bel allungamento e una piccola torsione alla fascia lata. Andiamo a lavorare anche sui piriformi. Ora porto la caviglia destra sul ginocchio sinistro in appoggio, proprio appoggiata sopra. Da questa posizione il ginocchio sinistro va verso destra, facendo una piccola rotazione. La caviglia destra aiuta la spinta del ginocchio sinistro a terra. Le braccia si aprono e rimango nella postura. Cerco di ascoltare bene tutto l'allungamento del fianco sinistro. Respiro profondamente. Abbiamo solo il piede destro che spinge giù il ginocchio sinistro, il resto del corpo è completamente abbandonato. Questo fa molto bene per la mobilità del femore, per l'allungamento della fascia lata. Ritorniamo di nuovo in posizione neutra portando le braccia di nuovo lungo il corpo per avere più appoggio. Sistemiamo la postura, allineiamoci bene e poi da questa posizione porto la caviglia sinistra sopra il ginocchio destro. Inspiro ed espirando il ginocchio destro va verso sinistra, intanto che scende apro le braccia e ora il piede sinistro, gamba sinistra attiva che spinge giù il ginocchio destro. Ascoltati, allungati, il resto del corpo è completamente abbandonato e solo la gamba sinistra attiva che spinge con forza giù il ginocchio destro. Respira profondamente. In queste torsioni passive o semi lavoriamo inoltre anche tanto sull'intestino e sul rinfresco del nostro corpo. Se provi a respirare profondamente ed espirare profondamente, senti che il tuo corpo rilascia la tensione e scende dolcemente senza sforzo.
inspirando dolcemente ritorno, riporto il braccio lungo il corpo, il tallone sinistro ritorno, riallineo il mio corpo nuovamente e alla prossima respirazione portiamo il bacino verso l'alto, portando l'ombelico verso la colonna vertebrale, spingendo con forza i piedi a terra. Da qua scendo lentamente, sgocciolando la schiena. Ora distendo la gamba destra in giù. Porto il ginocchio sinistro al petto, lo abbraccio e lo porto con forza verso l'addome. I talloni qui sono tutti e due a martello e spingi con forza la coscia sinistra del tuo addome. Da questa posizione ora porto la pianta del piede sinistro sul ginocchio destro. La mano destra va all'esterno del ginocchio sinistro, il braccio sinistro si apre. Inspiro ed espirando effetto la torsione verso sinistra, verso destra. Poi nella posizione finale abbandonati completamente. La testa, la fronte rimane parallela al soffitto. Respira e lasciati completamente andare. Ispirazione, ritorno dolcemente, riporto di nuovo i talloni a terra vicino ai miei glutei, piedi larghi alla larghezza dei fianchi, rimango un attimo in ascolto del mio corpo, ascolto le differenze tra destra e sinistra e da qua di nuovo seduto Bandhasana, inspiro, porto il bacino verso l'alto. Porta l'ombelico verso la colonna vertebrale, spingi con forza i tuoi piedi. Espirando, snoccioli la schiena, ora distendi la tua gamba sinistra, porta il ginocchio destro al petto, lo abbracci e lo stringi con forza. Tutti e due i talloni sono ben a martello, spalle a terra, scapole a terra. Cerca di ascoltare bene l'allineamento della gamba a terra, distesa e tesa. Poi espirando, pianta il piede destro sul ginocchio sinistro, mano sinistra all'esterno del ginocchio. Il braccio si apre, inspiro ed espirando, effetto la torsione verso sinistra. Mi abbandono completamente nella mia posizione finale. Respira profondamente e lasciati completamente andare. Concentrati sempre sul tuo respiro, sul tuo corpo, sulla tua mente. Inspira, ritorna dolcemente, riporta i talloni a terra vicino ai tuoi glutei e sistema la postura. Rimani ancora qualche istante in ascolto. Di nuovo entriamo in Settimandasana portando il bacino verso l'alto. La
nostra schiena deve diventare elastica e tonica. Su, porta il lombelico verso la colonna vertebrale, il bacino verso l'alto. Espirando, snocciolo la schiena dolcemente. E ora porto la mano destra, prende il ginocchio destro, la mano sinistra prende il ginocchio sinistro, le cosce vanno all'esterno, le ginocchia vanno verso il corpo, spingendoti con forza, porta l'ombelico con forza, via la banda, verso la colonna vertebrale per allungare tutta la zona lombare. Stendi le gambe verso l'alto, le braccia sono lungo il corpo con i palmi delle mani a terra. Andiamo a fare un bel allungamento ora di tutta la colonna vertebrale, portiamo le gambe dietro la testa, inalasana. Andiamo indietro, le braccia possono rimanere larghe con i palmi delle mani a terra. Espirando, sciolgo, snocciolando la schiena. Poi porto i talloni a terra, vicini ai glutei. Rimango qualche secondo. Rilassa il corpo. Da qua inspirando porto il bacino verso l'alto, ma questa volta rimbocco le spalle cercando di avvicinare gli avambracci il più possibile, tenendo i palmi delle mani a terra. Appoggio i miei glutei sui polsi e sugli avambracci e sulle mani, stendo bene le gambe. Spingendo con forza i gomiti porto fuori il torace, riguardo gli alluci e poi espirando la testa va indietro. Rimango qualche attimo. Gambe unite, i talloni possono essere a martello o con i piedi a punta, come ci sentiamo più comode. Sciogliamo respirando la postura. Le gambe rimangono unite, le mani vanno dietro nella zona cervicale, agganciando bene la nostra nuca. Portiamo il mento al torace e ci portiamo gli alluci, distendendo bene tutto il tratto cervicale. Poi scendo tenendo l'allungamento. Porto i palmi delle mani a terra lungo il corpo, porto i talloni vicino ai glutei, ma questa volta i piedi sono uniti, ginocchia unite. Da questa postura apro le braccia in laterale col dorso delle mani a terra. Lascio che le ginocchia si aprano, le piante dei piedi si uniscano. Tieni le gambe ricaricate e abbandonati completamente nella postura. Lasciati andare, chiudi gli occhi. E lascia che la forza e gravità faccia il suo lavoro di apertura del bacino senza che tu non debba fare altro che respirare. Tenendo gli occhi chiusi, ruota
e rimani in posizione fetale qualche attimo, chiudi gli occhi e rimani completamente abbandonato. Lasciati completamente andare. Dolcemente vai a sederti a gambe incrociate come metodo 10. Sistema bene la tua postura e poi porti le mani in Namaskar Mudra davanti alla chakra, la testa ancora dritta, gli occhi sono chiusi e ripeteremo una volta Om insieme. Inspiriamo. Inspiro, sollevo la testa, apro gli occhi e vi ringrazio della lezione.